Salve a tutti ragazzi, bentornati qua sul canale. Oggi, come vedete, siamo qua, anche se è Natale, ma questo vuole essere un video molto rapido, semplicemente perché io e tutta la community che lavora dietro questo canale volevamo farvi gli auguri per queste festività. Ferma tutto un attimo, che qui abbiamo una notizia dell'ultima ora. Non vi rubo altro tempo perché siamo già in ritardissimo, ma andiamo subito al servizio dell'inviato perché abbiamo una notizia che vi lascerà tutti a bocca aperta. Servizio, grazie. Ok signori, come vedete siamo qui nel bel mezzo di una tipica bufera di neve del Polo Nord, però come vi ha anticipato il mio collega in studio, il fatto accaduto oggi è di importanza pressoché globale e ci è sembrato necessario come minimo arrivare fin qua dove i fatti si sono svolti. Dici che si vede che è il giardino di casa mia e non il Polo Nord. Fa niente, fa niente. Dicevo, ma come vi ha anticipato il fatto è veramente molto importante, infatti Babbo Natale è stato arrestato per un reato che vedrete in seguito. Fortunatamente, come avete visto già questa mattina, la consegna dei regali è stata salvata. Per maggiori dettagli vi lasciamo al servizio realizzato dal nostro collega. Prego, regia. Ed eccoci qua con una notizia shock. Ieri è stato arrestato Babbo Natale. Beh, come ben saprete, ieri era la notte di Natale e a causa di alcune turbolenze nei cieli della California, Babbo Natale ha perso un pacco. E beh, per la legge di Murphy, dove mai sarà potuto cadere questo pacco? In un deserto? Beh, proprio no. È caduto in testa ad un poliziotto e diciamo non il poliziotto più simpatico. Ora però veniamo alle immagini dell'arresto. In seguito, Babbo Natale viene condotto alla centrale di polizia della città, dove viene rinchiuso in una cella ad alta sorveglianza. Fortunatamente, però, riesce con della dinamite a fuggire. Riesce perciò a riprendere la sua slitta e a tornare a consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo.